Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi video molto importante perché ormai ci siamo quasi. Domani dovrebbe uscire la tanto attesa demo di FIFA 21. Demo di FIFA 21 che ci hanno fatto aspettare per un botto di tempo, stranamente, perché comunque sapete bene che il 1 ottobre uscirà la versione EA Access, quindi potremo giocare in anteprima per 10 ore e poi comunque il 6 ottobre uscirà la versione definitiva, quindi chissà perché si sono conservati la demo fino a questo punto. Ma ci tenevo a fare questo video, insomma, per darvi qualche consiglio su come cercare di sfruttare la demo al massimo, perché secondo me ci sono tanti, forse pure troppi luoghi comuni e forse sono anche troppe aspettative al riguardo ogni anno quando esce. Allora, innanzitutto la cosa fondamentale che mi sento di dirvi è che non dovete assolutamente focalizzarvi troppo sull'aspetto del gameplay, perché sapete perfettamente, ormai la maggior parte di voi sicuramente l'avrà notato, è che la demo ovviamente è una release anticipata, no? Rispetto alla versione finale del gioco, quindi insomma, andare a fare un numero spropositato di partite sulla demo avendo l'illusione di star giocando in realtà al gioco definitivo è assolutamente una delle cose più sbagliate che potete fare. Anche perché un'altra cosa che ovviamente fa la differenza è che sulla demo giocate offline, ossia giocate calcio d'inizio, giocate contro quindi il computer e non giocate contro un avversario che quindi magari siete in grado di leggere, può fare degli errori eccetera, perché la CPU bene o male ha sempre quel tipo di gameplay che soprattutto negli ultimi anni ci ha abituato a vedere delle cose strane, perché la CPU era assolutamente overpower. Quindi prima cosa che io mi sento di dirvi è assolutamente evitate di aprirvi il cranio e fare troppe partite sulla demo, perché è assolutamente inutile. Quello che potete invece cercare di capire e potete cercare di testare sono sicuramente delle meccaniche, quindi piuttosto che appunto fare la partita perché dovete mettervi là e dire cavolo, ho battuto la CPU, quindi inizierò FIFA 21 al massimo perché ho vinto 300 partite alla demo, no. Dovete cercare di capire se c'è qualche meccanica che potete andare a sfruttare, quindi che so, per dirvi, l'anno scorso io mi misi un botto a provare i tiri, quelli con passaggio doppia, perché credevo che potesse essere una sorta di tornado e quindi provavo quel tiro lì. Oppure che so, c'era la skill quella che preparava il tiro, quindi facevo quella skill e poi tiravo per vedere se effettivamente workava o meno. Quindi per quest'anno, per esempio, un tip che vi posso dare è cercare magari le zolle dalle quali poter crossare, vedere se i colpi di testa effettivamente workano meglio dell'anno scorso. Oppure che so, avete visto che magari i tiri sul primo palo non funzionano, quindi cercare qualche tiro che possa darvi la possibilità di segnare con grande possibilità. E ovviamente vi dico, cercate di vedere i tiri a giro sul secondo palo e più in generale anche i tiri a incrociare, che mi sono parsi abbastanza buoni. Un'altra cosa che sicuramente potete andare a fare è quella di buttare la vita a imparare quelle che sono le skill nuove, anche banalmente nelle skill, diciamo prove skill, quelle prove abilità che si fanno tipo in arena, ma anche mettendo magari o un secondo pad o mettendo la difficoltà principiante in maniera tale che la CPU non vi viene a pressare più di tanto. Vi mettete a masterare le skill bene, le varie posizioni dalle quali insomma le dovete fare per farle funzionare in ogni zona del campo, quindi questa può essere un'altra chiave di lettura, visto che quest'anno sono state introdotte delle skill che già vi dico alcune molto molto interessanti. Poi ovviamente arriveranno anche svariati tutorial sul canale, non temete. Altra cosa che potete fare è quella di fare tanto e bene quelle che sono le prove abilità che vi sottopone il gioco, perché solitamente quando il gioco vi sottopone quelle prove abilità lì vi si deve sempre andare ad accendere una lampadina, perché vuol dire che c'è qualcosa che vi puzza. Chi ovviamente mi segue da più tempo si ricorderà quando uscì la demo l'anno scorso, settimane passate fino all'uscita del gioco in live a calciare punizioni masterandole. E poi insomma è storia, quest'anno ho fatto una quantità di gol direttamente su punizione che insomma veramente è stato notevole.
Quindi magari sicuramente vi metteranno degli scenari dove potete crossare, quindi capire bene i colpi di testa. Anche le punizioni secondo me faranno parte delle prove abilità della demo anche quest'anno. Quindi secondo me un'altra cosa che potete fare piuttosto che fare delle partite sterili contro il computer è sicuramente quella delle prove abilità, che non fanno mai male. Quelle sono una cosa che è tanto sottovalutata, ma che invece ragazzi molti pro player fanno per cercare di capire il gioco. Infatti quante volte magari vi sarà capitato di farle così nel chilling e vi siete ritrovati gente insospettabile che tryhardava le classifiche, ecco svelato il perché. Ultimo tip, ultimo consiglio che vi dico che potete fare, questo però purtroppo, vi dico purtroppo in quanto da principale utente di Xbox un po' ne vado a soffrire, potete fare le partite in share play se siete su PS4 contro i vostri amici. E come si fa? Basta appunto invitare un amico al party, invitarlo allo share play e attraverso poi il calcio d'inizio basta selezionare il pad nell'altro lato, quindi riuscite praticamente a fare una specie di partita online, tramite la demo, anche se ovviamente dovete avere una buona connessione, quindi, non è per tutti, altrimenti sono solo smadonne e non capite niente sul gioco, ma già quello potrebbe essere un modo migliore per cercare di comprendere alcune cose, magari provare quelle dinamiche che vi ho detto in arena o nelle prove abilità. In una partita che diciamo può avere un po' più di senso piuttosto ad una banale CPU. Quindi, ricapitolando, alla fine il consiglio mastro, raga, è quello di non chiudervi troppo a fare partite con la CPU che a niente servono, giusto per lo sfizio di dire cavolo, ho vinto, e quindi sono forte, FIFA 21 è il mio gioco. No, cercate di essere intelligenti, cercate di effettivamente studiare il gioco, e per studiare il gioco seguite questi piccoli consigli, perché secondo me sono quelli che effettivamente vi possono poi dare un vantaggio quando uscirà il gioco e che vi possono dire cavolo, ho provato la demo, ma l'ho provata effettivamente con un senso. Quindi nulla ragazzi, per questo video è tutto, io vi do appuntamento, lo sapete, in live su Twitch, da martedì torneremo, quindi ogni giorno, e poi prossimamente qui con un nuovo video. Un saluto ragazzi, peace.